Buongiorno, buongiorno, coccodrilli, soundcheck. Mamma mia. Mattina, sentite tu. Lezioni di padel. Anche qua per non perdere l'allenamento e soprattutto per non perdere quello anche importante. Siamo qua, fuori la scuola. Ale, sta pieno, eh. Cioè, non è che siamo venuti a mani vuote noi, eh. Luca? Sempre sta pieno. Sta sempre pieno. Siamo qua. Pranzo aziendale. Io la tartare me la so finita perché era veramente buona. E tu che hai preso? Spaghettino amatriciana. Bravo. È arrivato un po' di suscio. Eh? Sei contenta? Sì, vedi. Adesso mangiamo, vero? Sì. Provi a mangiare, Sì, mangia. Questi non mangiano niente, ragazzi. Zero proprio. Venite a trovare i ragazzi di minicar qui. Grandi. Anche le ragazze, eh? Vero? E tu stai bene oggi, ti è nata bene, eh? Sei anche una minicar. Si va in ritiro spirituale perché c'è una partita di padel molto interessante oggi, molto interessante, contro due sfidanti davvero tosti. Oh, fedeli, parla un po'. Allora, scriviste, che passa, un gran pezzo, ma non li cambio, tu mangi e ce l'ho già. Come? No, guardate con chi mi tocca giocare. Aspetta, compagno, sì, bisogna far vedere cose reali della vita, aspetta, no? Aspetta un attimo. No, bisogna far vedere cose reali. Aspetta un secondo. No, dai, metti la maglia adesso, vediamo se sei meglio. Aspetta. Vediamo. Aspettate perché ha detto che è meglio. Giusto perché è la maglia dell'Inter. Sono presentato. Stiamo aspettando i sfidanti, che sono? Chi sono? Ventola e Adani. Oggi è dura. Siamo divertiti in casino, vero? È stato un gran match. Manca il terzo, non lo vedremo nel percorso, ragazzi. Sì, 1-1. Grande, grande. Nico, com'è? Pareggio, sei felice a casa. A casa, ciao. Andiamo a bere. Coccodrilli sembro solo, ma non è così. Sono con Alexandra, stiamo studiando inglese su Skyeng. Perché studiare inglese? Perché nel mio caso mi permette di viaggiare liberamente e poter comunicare con tutti, quindi è importantissimo, veramente importante. Mi sto trovando super bene con Skyeng, ho fatto anche una scheda insieme, ma soprattutto il servizio è ottimo perché offre dei corsi individuali 24 ore su 7 giorni e potrete ricevere un certificato valido. Quindi salutiamo Alexandra, vi faccio salutare, noi continuiamo a studiare. Bye. Ma con il mio link, se vi iscrivete, avrete diritto a 2 lezioni gratuite. Quindi cliccate sul link. See you later, alligator. Non so se è un tour de force, non lo so. Rombo. Ma basta, cazzo. Adesso tolto queste, mettiamo quelle. Via. Finisce più sta giornata. Finisce più? No. 24 ore. Naturalmente figa zero. No. Oh, ma che è rugby questo, porco cane? Guarda che lavoro. Fate l'acca, dai. Unga, com'è quella? Mamma mia, oh. Porco cane, ho paura, ma che è? Ma noi come siamo combinati? Caro. Male. Quanto sono grossi, Andri? Ma io che sono enormi. Il fatto che non si bestemmia qua. No, no. Vietato. Peccato Rombo, dov'è? Si è ritirato già? Oggi è dura. Questa partita. Peccato, bro. Bella X, però peccato. Peccato, 3 sopra. Meglio. Davvero, però abbiamo fatto. Però la prossima, vediamo cosa succede. Vai, grande. Peccato, raga. Ho pareggiato anche a padel prima, incredibile. Buono. Com'è? Sto guardando Medeo. Ah, sì, è riniziato? Oh! Oh no! Sei rintronato? Sei rincoglionito? Sì. L'hai sfallati, Poppy? Non è mo che hai fatto oggi.
Scopa! Ho fatto i tagliatelli oggi! Con chi? Come con chi? Con la Iovi, con la pasta! E dopo? Eh? E dopo? E dopo che? Scopa! E poi? Dopo sono scappato! E poi? I quadrucci. E dopo? I quadrucci. E dopo? E dopo sto cazzo. Oh! Ti manco? Au. Sì, sì. Va bene. L'occhio? Già con l'occhio conti i peli. Top. Allora quando attorno li contiamo insieme. Bravo. Hai capito? Ti porto a figa. Trovane due. Va bene. Perfetto. Oh. Coccodrilli, vi comunico che domani sarò all'istituto Guastalla, sempre a Monza, dalle 13 quando uscirete. Quindi ci vediamo lì insieme a Minicar Monza. Mi raccomando, vi aspetto. Ringrazio tutti quelli che erano oggi, tutti i coccodrillini, i coccodrilloni che erano fuori dall'uscita. E niente, ci rivediamo domani lì, mi raccomando, sempre. Fa! Ah! Mamma mia, ma chiediti qui! È Halloween! È Halloween! Ma via, mamma mia! Racconta una storia, Giuseppe e Maria, sì? Sono genitori coraggiosi. Una bella storia. Smettila, porca Maria! Malattie genetiche da curare e senza... Prima di andare a dormire ho messo un po' di video vecchi, un po' inediti, tipo quelli del matrimonio che non l'avevo mai pubblicato. E niente, se ce ne avete un po' anche voi, quei vecchi reel, vecchi video, andate anche a vedere su YouTube, non lo so. Taggatemi, che così facciamo una scorpacciata prima del ritorno, perché dopo ci avrò dei giorni in cui sarò a casa, dovrò fare un paio di cose col nonno carine, e poi andrò alla Crazy Run, in due giorni, tre giorni. Quindi, ma poi da ottobre si riparte, raga, con... di qui dentro ci stanno un sacco di cose. State sereni. Buonanotte.